Siamo davanti alla presenza di Gesù Eucaristia e davanti alla sua presenza vogliamo portare a lui tutte le intenzioni che arrivano attraverso con l'emittente Maria Vision, iniziando proprio la nostra preghiera con, ecco, col portare nel cuore tutte queste intenzioni di preghiera. Michela da Corciano, Perugia, una preghiera speciale per Emanuele e per la sua guarigione definitiva. Una preghiera speciale per la liberazione spirituale e guarigione delle ferite interiori di Gabriele, per la guarigione di Francesco e per i giovani che non conoscono l'amore di Gesù. Una preghiera speciale per la guarigione di Susanna, Luca, Silvia, Anna, Alice, Irene, Beatrice, Edward, Michela, Domenica, Francesca, Romano, Elvira, Eleonora, Pino, Luca e Danielino. Potete pregare per la mia salute, accetto la volontà di Dio, ma spero in un suo aiuto e per tutti quelli che stanno male, che il Signore li guarisca, li aiuti per la pace nei cuori di tutto il mondo. Grazie. Adriana da Siracusa. Buongiorno, vorrei chiedervi preghiere per le prove che dobbiamo affrontare ogni giorno io e la mia famiglia in questa nuova giornata e la serenità e la pace interiore dell'anima. Gesù, Giuseppe e Maria, Mamma Celeste, guidaci in questo nuovo giorno che sia sereno e pieno di pace nel mondo intero. Rosaria da Agrigento. I fondi a Sara, Sofia, Luca, Luisa, i tuoi santi doni per sostenerci e vivere proclamando come i discepoli di Gesù la fede cristiana. Luisa da Mantova. Preghiamo per i miei defunti Marco, Domenica, Michele, Santina. Per il ritorno a casa di Antonello. Ti supplico, Signore, donagli un cuore nuovo, capace di amare. Federica. Preghiamo intensamente per i medici che oggi interverranno su Maria Rosa. Siamo immersi dallo Spirito Santo, nelle loro scelte, inviato da Dio Padre e accompagnato dal manto dell'Immacolata Concezione Maria, unita a San Michele Arcangelo, dove Gesù Cristo risorto ha già preceduto Maria Rosa nel luogo dell'operazione. Per Giovanni, protezione e benedizioni speciali per la sua salute, accertamenti in corso. Rosa, una preghiera per me, che sono una mamma disperata per mio figlio Antonio, che si avvicina con i fratelli e con la sua cara mamma, che sta passando momenti difficili con sua mamma. Sono Maria da Reggio Emilia. Ho tanto bisogno di te, Gesù, aiutami a starmi vicino. Durante l'adorazione eucaristica potete pregare per me e mia nuora, che a luglio si sposano, affinché formino una bella famiglia cristiana, che il giorno del matrimonio vada tutto bene, con armonia e pace. Grazie. Nuvoletta da Verona, preghiere per il fratello affinché non cada in depressione e trovi un lavoro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In questa novena, in preparazione alla solennità di Pentecoste, vogliamo invocare la luce dello Spirito Santo. O Spirito Santo, Dio vivo e vero, abbi pietà del mondo intero. Brucia il peccato e le infedeltà. Misericordia per l'umanità. Sovrano Signore, coeterno Dio, ascolta ed accogli il canto mio,
ti offro all'immensa tua maestà, che regna e impera dall'eternità. Tu, l'universo, raggi e sostieni ogni essere in vita, tieni e mantieni, sei divinissimo, potenza d'amore, noi ti adoriamo con tutto il cuore. Spirito Santo, del Padre e del Figlio qui inviato, sii da ogni cuore amato e adorato. Ascolta le voci di chi ti invoca, perdona le colpe che abbiamo peccato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vivremo 7 momenti di preghiera invocando il dono dello Spirito Santo, secondo i 7 doni dello Spirito Santo e affidando le intenzioni che abbiamo pronunciato, ma tutte le intenzioni che ognuno di noi porta nel suo cuore. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, o Spirito di sapienza, distaccaci dalle cose della terra e infondici amore e gusto per le cose del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, e infiamma i nostri cuori del fuoco del tuo amore. Vieni, o Spirito di intelletto, rischiara la nostra mente con la luce dell'eterna verità e arricchiscila di santi pensieri. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, e infiamma i nostri cuori del fuoco del tuo amore. Vieni, o Spirito di consiglio, rendici docili alle tue ispirazioni e guidaci sulla via della salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, e infiamma i nostri cuori del fuoco del tuo amore. Vieni, o Spirito di fortezza, e dacci forza, costanza e vittoria nelle battaglie contro i nostri nemici spirituali. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito,
infiamma i nostri cuori del fuoco del tuo amore. Vieni, o Spirito di scienza, sii maestro alle anime. Aiutaci a mettere in pratica il tuo insegnamento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, e infiamma i nostri cuori del fuoco del tuo amore. Vieni, o Spirito di pietà, vieni a dimorare nel nostro cuore per possedere e santificare tutti gli affetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, e infiamma i nostri cuori del fuoco del tuo amore. Vieni, o Spirito di santo timore, regna sulla nostra volontà e fa che siamo sempre disposti a soffrire ogni male anziché peccare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, e infiamma i nostri cuori del fuoco del tuo amore. O purissima Vergine Maria, che nella tua immacolata concezione fosti fatta dallo Spirito Santo, eletto tabernacolo della divinità, prega per noi affinché il divin Paraclito venga presto a rinnovare la faccia della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O purissima Vergine Maria, che nel mistero dell'Incarnazione fosti fatta dallo Spirito Santo, vera Madre di Dio, prega per noi, affinché il Divin Paraclito venga presto a rinnovare la faccia della terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O purissima Vergine Maria, che stando in orazione con gli Apostoli nel Cenacolo fosti sovrappiena di Spirito Santo, prega per noi affinché il Divin Paraclito venga presto a rinnovare la faccia della terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo. Venga il tuo Spirito, Signore, e trasformaci interiormente con i tuoi santi doni. Crea in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a te e conformarci alla tua santa volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Adesso diremo ad ogni invocazione, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo, che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo, che sei uguale al Padre e al Figlio, vieni nei nostri cuori. Promessa di Dio Padre, vieni nei nostri cuori. Sposo celeste della Beata Vergine Maria, vieni nei nostri cuori. Raggio di luce dal cielo, vieni nei nostri cuori. Autore di ogni bene, vieni nei nostri cuori. Sorgente di acqua viva, vieni nei nostri cuori. Fuoco consumatore, vieni nei nostri cuori. Unione spirituale, vieni nei nostri cuori. Spirito di amore e di verità, vieni nei nostri cuori. Spirito di sapienza e di scienza, vieni nei nostri cuori. Spirito di consiglio e di fortezza, vieni nei nostri cuori. Spirito di misericordia e di perdono, vieni nei nostri cuori. Spirito di modestia e di innocenza, vieni nei nostri cuori. Spirito di umiltà e castità, vieni nei nostri cuori. Spirito confortatore, vieni nei nostri cuori. Spirito di grazia e di preghiera, vieni nei nostri cuori. Spirito di pace e di mitezza, vieni nei nostri cuori. Spirito santificatore, vieni nei nostri cuori. Spirito che governi la Chiesa, vieni nei nostri cuori. Dono di Dio Altissimo, vieni nei nostri cuori. Spirito che riempi l'universo, vieni nei nostri cuori. Spirito di adozione dei figli di Dio, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo, ispira a noi l'orrore dei peccati, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo, vieni e rinnova la faccia della terra, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo, irradia con la tua luce le nostre anime, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo, imprimi la tua legge nei nostri cuori, vieni nei nostri cuori. Infiammaci col fuoco del tuo amore, vieni nei nostri cuori. Riversa in noi il tesoro della tua grazia, vieni nei nostri cuori. Insegnaci a pregare bene, vieni nei nostri cuori. Mostraci, illuminaci con le tue ispirazioni divine, vieni nei nostri cuori. Conduci noi nella via della salvezza, vieni nei nostri cuori. Fa che conosciamo l'unica cosa necessaria, vieni nei nostri cuori. Ispira a noi la pratica del bene, vieni nei nostri cuori. Concedi a noi il merito di tutte le virtù, vieni nei nostri cuori. Facci perseveranti nella giustizia, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo, sii tu la nostra perenne ricompensa, vieni nei nostri cuori. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, manda a noi il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci lo spirito di sapienza e di pietà. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo. Concedi, Padre misericordioso, che il tuo divin spirito ci illumini, ci infiammi, ci purifichi, così che egli possa penetrare in noi con la sua celeste rugiada e riempirci di opere buone. Per i meriti di Gesù, tuo Figlio, che con te, nell'unità dello Spirito Santo, vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Leghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice per la Santa Chiesa di Dio, affinché il Signore non faccia mai mancare tanti sacerdoti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per tutti i religiosi, le religiose, per ogni anima consacrata, per tutti i missionari, per i cristiani perseguitati. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per la pace nel mondo. Pensiamo a questi conflitti che si stanno vivendo in tutto il mondo, che destano preoccupazione all'umanità intera. Preghiamo per le nostre città dove viviamo, perché lo Spirito Santo infiammi il cuore di chi regge le sorti di ogni città a livello governativo, ma anche per il nostro governo nazionale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per tutti i nostri vescovi che saranno radunati nei prossimi giorni nella Conferenza Episcopale Italiana. Preghiamo per le nostre diocesi di appartenenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per le nostre famiglie, per le famiglie che vivono situazioni, ecco, di lutto, di dolore, di sofferenza, per coloro che vivono momenti di speranza, di luce, di risurrezione, ecco, nella propria famiglia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti coloro che chiedono preghiere, che si affidano alla nostra preghiera, o abbiamo noi promesso di pregare per loro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i nostri nemici, per coloro che ostacolano il nostro cammino affinché possiamo perdonarli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per la conversione degli infedeli, eretici, peccatori, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E preghiamo per tutti gli ammalati, per tutte le persone sofferenti, per coloro che vivono momenti di grande turbamento interiore, per tutti i tentati, i tribolati. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E per noi, per i nostri bisogni spirituali, temporali, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. I comandi di Dio supplichevoli ti preghiamo, tu che sei il principe della milizia celeste, con la forza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che girano il mondo per portare le anime alla dannazione. Amen. O caro San Giuseppe, padre davidico di Gesù e sposo castissimo della beata semprevergine Maria, indirizza i nostri passi sulla via della pace e della giustizia, e per tua intercessione e per il tuo santo aiuto, ma che raggiungiamo la via della santità per contemplare in eterno il volto santo di Dio. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Sacro cuore di Gesù, confido e spero in te. Cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima mia agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, fate che l'ultimo mio cibo sia la Santissima Eucarestia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, oggi e sempre sia lodato. Mater mea, fiducia mea. Amen. Thank you.